L'accusa ha chiesto la condanna all'ergastolo per Antonio De Pace, il giovane infermiere calabrese accusato dell'uccisione della fidanzata Lorena 40, studentessa di medicina di Favara, morta in una villetta di Fucicisicolo in provincia di Messina il 31 marzo 2020. Il pubblico ministero Roberto Conte, al termine del suo intervento, ha chiesto il massimo della pena per il giovane. Una perizia psichiatrica disposta dalla Corte d'Assise di Messina aveva concluso per la capacità del giovane di poter stare in giudizio. Il rappresentante dell'accusa ha quindi chiesto ai giudici la condanna all'ergastolo per il giovane. Il processo è stato rinviato, sono previste altre due udienze fissate per l'8 e il 29 giugno per gli interventi delle parti civili e della difesa. Lorena 40 fu uccisa a Fucicisicolo il 31 marzo 2020. Era stato lo stesso De Pace a chiamare i carabinieri dopo aver tentato il suicidio. Lorena è stata uccisa probabilmente a culmine di una violenta lite. La giovane voleva diventare un medico, frequentava l'ultimo anno della facoltà di medicina e presto si sarebbe laureata.